Il signor Diavolo è l'ultima fatica letteraria di Pupi Avati e si sta già trasformando, come era immaginabile, in un film. Un tema sulla paura. Esiste il diavolo? Ma esiste il male, esistono delle persone, oppure esiste una parte di noi stessi che in qualche modo, per delle ragioni spesso inspiegabili, commettiamo il male per il male, facciamo del male a qualcuno e probabilmente, non essendoci più chi ci fa riflettere su questo tema, perché né in famiglia, neppure la Chiesa parla più del diavolo. Io non sento più, io essendo praticante, allora lì non mi trovo più a sentire parlare del diavolo, neppure il Papa parla più del diavolo. Ecco, allora l'assenza di questa figura ha fatto sì che ne avvertissi la necessità di raccontare come negli anni 50 invece, quando ero bambino e facevo il chierichetto, il diavolo fosse veramente la figura più terrorizzante che si potesse immaginare, perché veramente era il coacervo, era la sintesi di tutte le cose cattive che esistono sulla terra. Parliamo di cinema, in particolare del cinema sul mare di Roma. Qui i migliori registi si sono cimentati con opere rimaste immortali, pensiamo a Fellini, Comencini, Lattuada, Dino Risi, Nanni Moretti. Ecco, lei che ne pensa dell'aspetto, del profilo cinematografico che offre il mare di Roma, tra architetture liberty, natura, ambiente? Ma in effetti lei ha citato, ha evocato immagini di un cinema che non c'è più, un cinema che è stato straordinario, che ha raccontato questa città e anche la sua costa marittima in un modo estremamente seducente. Noi, io vengo da un'altra parte, vengo dall'altro lato, dall'Adriatico. Il nostro mare si chiamava Rimini e Riccione. Era frequentato anche quello dello stesso personaggio, che era Mussolini, che veniva, si esibiva su questi litorali, ma si esibiva anche da quelle parti là, anche perché era di quelle parti là. E il cinema di Riccione e di Rimini, che lo stesso Fellini, più grande regista che noi abbiamo avuto, ha in qualche modo utilizzato qua, però dicendo che era là. Quindi ha questa ubiquità nel suo essere cinematografico. È un mare che fin da ragazzino, mi ricordo negli anni 50, avevo 12 anni, il primo anno che venimmo a Roma per l'anno santo, non avevo mai visto Roma, quando ci portarono ad Ostia, io pensai immediatamente a quel cinema là, insomma, avvertì quella seduttività, quella seduzione di quel cinema là. E molto spesso mi sono trovato a venire a girare delle scene qua, fingendo che fosse il mare Adriatico anch'io. C'è tantissimo il mare, a gennaio e a febbraio, che è una cosa che magari è abbastanza inusuale, però il mare d'inverno, diciamo, però adesso non è proprio inverno, è perché è caldo, ci sono 16 gradi fuori, quindi c'è poca gente. C'è un sole che batte, che però c'è anche un po' di fresco e si sta benissimo. È una giornata splendida, questo mare qua è veramente splendido. Adesso, oggi, è particolarmente splendido. Il mare di Roma è una perfetta location. Sono tantissimi film che sono stati girati qui da grandi artisti del cinema, Fellini, Dino Risi, Comencini. Ecco, lei che ne pensa sotto questo profilo, tra ambiente e architettura? Allora, l'architettura, non sono un grande fan dell'architettura del mare di Roma, devo essere onesto, cioè trovo che, come dire, tutto il lungomare sia stato un po', come dire, creato in maniera, l'edilizia, diciamo, proprio non è proprio il mare, potrebbe essere molto più bello. E, per quanto riguarda invece il luogo, è magico, cioè, insomma, tutto quello che è attorno a Roma, ma là, quello che notavo oggi, mentre mangiavo, ho mangiato al ristorante, davanti al mare di Roma, e quello che notavo era l'armonia che c'è tra le cose, comunque, no? Anche se c'è un'armonia tra il tempo, il cibo, le luci, i colori, e questo è abbastanza unico, devo dire, dell'Italia, perché poi paragonavo anche ad altri paesi e l'Italia in questo ha questa qualità dell'armonia che poi è la bellezza, e quindi questo è un po' stato un pensiero che ho fatto proprio oggi mentre stavo mangiando davanti al mare di Roma. Attore diviso tra cinema e TV, sì. Quali di questi due strumenti preferisci? Da attore? Sì. Dipende, diciamo che al cinema spesso si incontrano delle tematiche più forti,
e si ha la possibilità di lavorare magari su un piano artistico diverso, no? Un po' meno, diciamo, legato alla popolarità e al successo, più legato magari a una ricerca interna dell'artista, a scoprire una dimensione della realtà. Invece la televisione, quello che ha di bello, devo dire, è che è un mercato estremamente fiorente, quindi si produce, c'è vita, è un'industria, è molto viva. E poi da attore, paradossalmente, quando uno fa una serialità, quindi tante puntate, ha la possibilità di calarsi nel personaggio molto più a lungo e quindi di scoprire magari anche delle cose, no? All'interno di questa gestazione che può durare 6-7 mesi, che è una cosa che magari si fa solo a teatro, ecco, quel tipo di relazione lì. E quindi entrambi sono belli, insomma. È un po' come dire a uno che corre se gli piacciono più i 100 metri, la maratona, cioè sempre correre è, però in base al mezzo che si usa cambia l'attitudine, cambiano i tempi, la profondità, cambiano un po' di cose, ma sono tutte belle.